Ribadisco, 3 minuti per la singola domanda e 3 minuti per la singola risposta. Sì, però la questione è minuti. Però è bene sempre ricordare la regolamentazione delle domande. Allora, giustamente Tom Bosco ha sollevato la questione delle intercettazioni. Mi soffermo solo su questa, non c'è tempo per tutte le altre. Le difese militari di una nazione sono pensate, come giustamente diceva Bosco, contro gli attacchi dall'esterno, quindi guardano in fuori. I radar all'interno degli Stati Uniti sono aerei civili, radar civili. Esiste una cosa, si chiama Air Defense Interception Zone, ADIZ, cercatela, che vi dà la mappa di dove si trovano i radar militari. Sono intorno al perimetro degli Stati Uniti, perché i russi non devono, se in caso di avvicinamento dei russi, devono fare una cosa molto importante, devono attraversare la frontiera degli Stati Uniti, vengono da fuori. Quindi la difesa militare, per definizione, è pensata contro un aggressore che arriva dall'esterno, non contro un gruppo di dirottatori che prende degli aerei di linea interni, civili, e li usa all'interno dello spazio aereo nazionale. Per questo la difesa ha fallito. Come si fa a intercettare o a raggiungere un aereo con un caccia? È difficile, lo spazio aereo è grande. I caccia hanno un'autonomia limitata, certo sono supersonici, ma se io vado a Mach 2, il carburante finisce in fretta. Non solo, se io vado a Mach 2 nella direzione sbagliata, io posso anche avere una Lamborghini, ma se sto inseguendo i criminali stanno andando contromano, non li raggiungerò mai. Quindi, alla fine, come vado con i tempi? 26. Alla fine, la proposta alternativa è incredibilmente complicata. Bosco suggerisce, allora il Pentagono forse i corpi erano quelli di militari all'interno, è possibile, ma i pompieri dicono, io ho trovato delle scarpe da donna, delle valigie, ho trovato delle scarpe con dentro i piedi dei passeggeri, ci sono effetti personali dei passeggeri che sono stati trovati all'interno del Pentagono. All'interno del Pentagono sono state trovate le scatole nere, una danneggiata, una leggibile, del volo 77. All'interno del Pentagono sono stati trovati due motori, testimonianza dei pompieri, due motori d'aereo. Ma lo scenario che propone Bosco è fantastico, da romanzo di fantascienza, perché presuppone che esista un aereo di linea caricato di passeggeri che venga dirottato misteriosamente, vada a finire non si sa dove, venga sostituito da un altro velivolo di dipinto da non si sa chi, con esattamente gli stessi colori, in modo tale che si avvicini all'impatto al Pentagono, traendo in inganno tutti i 55 testimoni che dicono «Oh, no, era un aereo dell'American Airlines, ho visto le insegne». Entri nel Pentagono, lo sfondi e poi lasci dei pezzi che corrispondono come caratteristiche, tecnologie, eccetera, esattamente a un Boeing 757. C'è un frammento, non ho tempo di farvelo vedere, con suo numero di matricola. Basta controllare nel database della Boeing, quel numero di matricola corrisponde a un pezzo di un componente del Boeing 757 della American Airlines. Abbastanza chiaro come insieme di informazioni. Allora, una cosa che questa è particolarmente significativa. Bosco ha detto, com'è possibile che un aereo di linea trapassi, se non ricordo la citazione esatta, tra i ali. Allora, il Pentagono è una struttura fatta negli anni 40, non ha pareti portanti, è fatto di colonne di cemento armato. Chi è gli ingegneri che sono qui sanno che una colonna di cemento armato spiralato è particolarmente robusta, era pensato come magazzino, finita la guerra doveva diventare un archivio, quindi non ha pareti portanti. Al piano terra e al primo piano è una struttura continua, senza pareti intermedie, c'è una facciata, c'è un'uscita, ci sono le tramezze. Io ho fatto una cosa molto semplice, ho un parente che per motivi di lavoro visita il Pentagono e ha detto scusami, fai una cortesia, io ho qui il Pentagon Building Performance Report degli ingegneri statunitensi civili che dicono mi fai una controllatina, mi tocchi le pareti, e lui ha detto sì, guarda, hai ragione, sono tutte tramezze, non ci avevo mai fatto caso. Quindi alla fine un aereo che pesa 120 tonnellate lanciato a 800 km all'ora, i calcoli li lascio fare al vostro ingegnere di fiducia, impatta una facciata, la trapassa, nel trapassarla viene tritato dalle colonne che ci sono in mezzo,
a mo' di grattugia, se volete, mi passate questo termine, e alla fine quel che rimane sono solo frammenti molto piccoli. E fa il buco dall'altra parte. Quel poco che rimane in fondo arriva dall'altra parte. Io chiedo, come è finito? Basta.